occhio al passato per vivere nel futuro. Non è un pensiero trovato in una scatola di cioccolatini, ma la sintesi di ciò che rappresenta il Salone delle Auto e Moto d'Epoca di Padova, giunto alla sua 30ª edizione, con numeri da record. 4.000 veicoli parcheggiati in 11 padiglioni e 1.600 espositori provenienti da tutto il mondo. Questi ultimi gratificati quest'anno da un'affluenza di circa 100.000 visitatori appartenenti a più generazioni. Molti dei quali interessati ad acquistare una vettura d'epoca o a permutarla con un'altra. Altri ancora per ricercare componenti originali difficili da reperire. In questo contesto, anche il mercato dell'usato più recente ha trovato grande visibilità. La rassegna, come da copione, si è svolta alla fine di ottobre e verrà archiviata come l'esposizione del vintage motoristico più importante d'Europa. Vista la premessa, non rimane che lustrarci la vista e fare un po' di gossip. In fondo si parla di top model. Ricordando per esempio che le rughe, anche quelle sulle carrozzerie, possono trasformarsi in un pregio o in una sorta di valore aggiunto. È proprio il caso di dirlo. Perdonateci la metafora con gli umani, eh? Una delle 36 Ferrari 250 GTO con carrozzeria del 1962, nel 1990 fu acquistata da un collezionista alla modica somma di 11 milioni di dollari. Ma non è tutto. Un'altra sorella è finita più recentemente nella proprietà di un altro paperone innamorato pazzo per 52 milioni di dollari. Verrebbe da dire, tenetevi le rughe sul viso, non si sa mai. Non potendo tradurre televisivamente la rassegna padovana in un catalogo di Sotheby's, vi invitiamo a godervi le immagini delle Evergreen a quattro ruote spazzolate dalle nostre telecamere. Il resto è cronaca dei nostri tempi. Siamo in un anno un po' speciale per le auto d'epoca, diciamo così. Siamo alla 30ª fiera Automoto d'epoca di Padova. Casualmente è anche il 30ª anno del programma usato ufficiale Mercedes-Benz, che oggi si chiama First Hand, ma che prima si chiamava Usato Garantito, ed è nato appunto nel 83 con le occasioni fidate. 83 con le occasioni fidate e poi è diventato X9 e oggi si chiama appunto First Hand. Perché è importante una fiera come quella di Padova per questo tipo di programmi? E il mondo delle auto storiche è un mondo di elezione per portare tutta la passione che è collegata al mondo delle autovetture. Abbiamo trovato quasi naturale esporre qui, quindi fare qui una delle quattro tappe nazionali dei nostri cosiddetti speed date. Sono degli eventi in cui abbiamo dall'80 alle 100 automobili usate garantite first hand, di età comprese tra l'1 e i 6 anni di anzianità, tutte garantite dal programma dell'usato Mercedes-Benz First Hand, che per l'appunto è il terzo di una serie di tre sul mercato nazionale. E oggi lo celebriamo qui con 80 vetture, tutte con 3 anni di garanzia. L'ultimo evento di First Hand, un programma che ha raccolto in 2 anni più di 23.000 clienti, quindi ormai ha raggiunto la sua maturità, e lo celebriamo qua su Padova, chiudendo un anno eccellente 2013 per l'usato Mercedes. Tra l'altro abbiamo fatto un ingresso trionfale in fiera proprio su questo autobus che ha più di 50 anni, con un motore 4.600 V6 da 90 cavalli, che ci ha portato egregiamente, devo dire, dall'albergo a qua, ed è un esempio di quello che Mercedes ha saputo fare nel tempo. Questa però è una delle tappe, perché poi nel corso dell'anno ci sono vari appuntamenti in cui First Hand è vivo, oltre che in fiere come questa, anche presso i concessionari. Rilanciamo l'anno prossimo, quindi l'anno prossimo avremo altre quattro tappe nazionali all'interno di manifestazioni collegate all'auto d'epoca. Cominciamo con Torino, con Automoto Retro, andiamo avanti poi con Moto Days, quindi sposiamo le due ruote alle quattro ruote garantite First Hand, e procediamo con la Fiera del Levante, che è una fiera che anche quest'anno a Bari ci ha dato grandissime soddisfazioni in termini di apprezzamento del pubblico e di vendite, e chiudiamo l'anno prossimo a Padova, che ormai è una tappa dovuta. Ma soprattutto nel frattempo sfruttiamo la relazione con i nostri concessionari che aderiscono al programma First Hand, sono 47 oggi sul nazionale, per associarli in eventi locali che si svolgeranno per lo più presso le loro sedi, ma che consentiranno ai clienti della regione e della zona di avere nell'arco di una decina di giorni, quindi nella settimana dedicata, la migliore concentrazione e il miglior sforzo per offrire una selezione completa di vetture usate garantite dal programma First Hand. Ecco. Avremo più di 10 appuntamenti l'anno prossimo.
quest'anno abbiamo veramente parecchio da festeggiare, perché abbiamo una serie di anniversari importantissimi sia per quanto riguarda il prodotto sia per quanto riguarda anche la nostra stessa presenza alla Fiera di Padova, perché sono 10 anni di presenza in cui anno dopo anno abbiamo assistito al successo e alla crescita di questa manifestazione, che è sicuramente diventato un punto di riferimento importantissimo a livello europeo. E quest'anno il tema centrale è un po' i 109 anni delle nostre vetture di maggiore prestigio, in altri termini quella che oggi chiamiamo classe S, che da sempre rappresenta il massimo dal punto di vista della tecnologia e che ha introdotto nelle varie generazioni che si sono succedute importantissime innovazioni tecnologiche che poi solo dopo alcuni anni sono diventate un patrimonio comune di tutta l'industria automobilistica. Quindi presentiamo qui tutta la serie delle nostre classi S, partendo dalla famosa Ponton degli anni 50 per passare poi alle successive generazioni, per arrivare alla nuovissima, che naturalmente rappresenta una nuova pietra miliare e che contiene dei contenuti tecnologici che sicuramente arriveranno nelle vetture di più larga diffusione tra qualche anno. Un altro importante anniversario che festeggiamo quest'anno sono i 50 anni della Pagoda, la famosa SL, una SL che ebbe nata nel 63 e che ebbe una firma prestigiosa anche dal punto di vista stilistico, che fu firmata da Paul Brack, soprattutto per quanto riguarda il famoso hard top con il tetto a pagoda, con quella concavità che ricordava poi i templi orientali. È una vettura che ha rappresentato un mito della generazione e quello che ancora oggi la SL rappresenta per tutti gli appassionati di auto sportive. Mi raccontavi che qui esponete un esemplare piuttosto unico, in che cosa si caratterizza? Beh, la Pagoda che è qui è un 280 SL che ha la particolarità di essere una versione chiamata in modo familiare California, perché era la versione coupé, cioè una versione che non aveva la capote in tela ma soltanto l'hardtop, e lo spazio occupato dalla capote è utilizzato per due sedili di fortuna posteriori, quindi è già una 2+2 se vogliamo, ante litteram, quello che poi divenne poi invece la SL nelle generazioni successive.